Ebbene sì, ebbene sì, oggi gioca la Juventus. Ragazzi, so che è passata una vita, veramente una vita, da quando ci siamo ritrovati qui l'ultima volta a commentare un pre-partita della Juve. E tra l'altro erano pre-partita anche un po' particolari, perché erano intrecciati col mercato. Oggi invece siamo qui tranquilli, sapendo che il mercato è terminato, sapendo che ora abbiamo questo mesetto tosto di partite. Io vi ho detto che è il momento di fare dei punti adesso, perché poi arriverà una parte di calendario un po' antipatica, secondo me. Quindi io vi devo cercare di mettersi avanti adesso. E la cosa bella è che in quel video in cui vi parlavo delle mie previsioni per questo mese, alcuni mi dicevano che ero estremamente ottimista e che la Juventus è un progetto giovane, un progetto nuovo, è un progetto appena nato, che ci vuole del tempo. E altri invece mi dicevano che ero troppo pessimista. Quindi oggi il tifoso juventino è un po', sta ballando, diciamo così, è su un filo, sta camminando sul filo, per non cadere va un po' a destra, un po' a sinistra, lì che oscilla, perché siamo tutti anche un po' vittime di quella che è la nostra percezione, di quella che è anche la nostra lettura del mondo. Cioè, chi è sempre estremamente radioso, chi è un po' più cupo. Quindi ci sono tanti modi di vivere il calcio e la vita, ed è bellissimo perché in questo momento ogni persona sta facendo vedere un po' quella che è dentro di sé. Io credo di essere stato abbastanza tranquillo invece nella mia previsione, per quanto sia stata una previsione che non prevedeva sconfitte nel prossimo mese, ma ieri Thiago Motta ci ha riportato sulla terra, piedi ancorati al suolo, e ci ha raccontato di quanto sia fondamentale pensare solo all'Empoli. E il mister fa benissimo a parlare così, così come noi invece facciamo benissimo a iniziare a farci un po' tutti i nostri viaggi. Ma oggi mi interessa l'Empoli. Non ci sono appunto voci di mercato, se non Rabiot, ma di quello che abbiamo già parlato ieri, che non è una voce di mercato, ma va bene così. È stata una domanda buttata all'interno della conferenza stampa della vigilia. È una domanda che ha fatto discutere, per forza di cose. Thiago Motta non vuol dare i titoli, allora i titoli li danno i giornalisti. Meraviglioso, veramente. Siamo a un livello di passione quasi altissimo. Mi avete fatto una testa così su De Sciglio. Ora mi viene caldo, mi devo aprire la felpa. Una testa così su De Sciglio. Io ho perso il conto di commenti, messaggi su WhatsApp, messaggi in DM. Quanta gente mi ha detto: attenzione De Sciglio, attento! Non parte titolare De Sciglio oggi. Possiamo stare un po' più tranquilli, un po' più rilassati, almeno che non parta titolare, poi magari entra, non so, può entrare, non ne ho idea, sei pronto, non è pronto. Però ragazzi, io non posso farmi i film su De Sciglio il sabato mattina o il sabato pomeriggio alla prima partita dal ritorno della sosta nazionale. Mi spiace, a maggior ragione in un momento così in cui voglio prendermi davvero tutto il bello, voglio vivermi ogni secondo di questa Juventus, che dà comunque possibilità di credere in qualcosa di bello, che non significa necessariamente arrivare a vincere, però di qualcosa di bello in cui ti metti lì, ti guardi i tuoi 90 minuti con quella gioia ritrovata di vederti la partita, ok? Non posso pensare a De Sciglio, mi spiace, è più forte di me, anche questo è un modo di vivere la vita, ne parlavamo prima, no, non voglio pensarci. Così come qualcuno diceva: ma Arthur, attento perché c'è anche Arthur che gira. Io guardo le cose belle in questo momento, l'ha detto anche ieri Thiago Motta, abbiamo quasi ritrovato tutti i giocatori, perché recuperato Weah, recuperato Vazic, recuperato Thuram, ora vedremo quanti ne partiranno titolari tra questi, le ultime indiscrezioni danno. Cerchiamo di dare un po' una spolverata di probabili informazioni che poi possono cambiare, però queste dovrebbero essere le ultime indicazioni. Calulu titolare, come terzino destro, quindi difesa 4 composta da Calulu a destra, Gatti e Bremer in mezzo, e a sinistra molto probabilmente Cambiaso. Questa dovrebbe essere la composizione della retroguardia a 4, almeno sulla linea 4 che mettiamo giù graficamente. Douglas Luiz e Locatelli, questi dovrebbero essere i due centrocampisti favoriti a partire dal primo minuto, con quindi Thuram che non dovrebbe partire titolare dopo questa piccola lesione procurata in occasione di Juventus-Como. A destra, alto, potrebbe giocare nuovamente Weah, anche lui si era fatto male, anche lui proprio in Juve-Como.
c'è questo ballottaggio con Nico Gonzalez, che ha avuto anche lui dei problemini, anche se poi in realtà ha smaltito, recuperato, però è stato in giro per il mondo. Però attenzione che Weah sembra essere il giocatore più probabile da vedere titolare come esterno di destra, anche perché con Seisao invece è ancora fuori. Un paio di giocatori fuori ce li abbiamo, con Seisao, Milik, sono questi giocatori che non stanno bene al 100%. Kop Meiners, che dovrebbe trovare insieme a Douglas Luiz per la prima volta, insieme a Kalulu anche, perché sono tre giocatori nuovi, inediti, arrivati dal mercato, che ancora non hanno mai giocato titolare dal primo minuto, dovrebbero essere loro a trovare per la prima volta la maglia titolare della Juventus, quindi molto bene così, siamo contenti di questa cosa. A sinistra dovrebbe giocare Yildiz e davanti dovrebbe giocare Vlahovic. L'Empoli è una squadra che fino adesso non ha deluso le aspettative, anzi forse le aspettative erano anche un po' più basse. Hanno dei giocatori che stanno bene, hanno avuto anche dei problemi, perché Fazzini è comunque un giocatore che dà qualcosa in più a questo Empoli ed è indisponibile. Un giocatore che non sta bene in questo momento, che non sarà a disposizione di D'Aversa, che tra l'altro è squalificato, quindi non sarà nemmeno in panchina l'allenatore dell'Empoli. Hanno su tutti Jasi, che si è messo abbastanza in mostra, direi, in queste prime partite di campionato, tant'è che ha segnato già due gol. Giocatore, se ci pensiamo, ha segnato lo stesso numero di gol di Vlahovic. Poi la carriera dei due in Serie A in questa stagione dovrebbe essere destinata a un certo punto a dividersi, me lo auguro perlomeno, con Vlahovic che andrà a segnare più gol rispetto a Jasi, che non gioca nemmeno praticamente attaccante perché fa molto lavoro sporco in fase di copertura. Però prestiamo particolare attenzione a questo giocatore, a Colombo, che comunque ha fatto delle buone partite in questi primi pezzettini di campionato. Quindi vi dico, sì, l'Empoli è una squadra che è partita bene, è una squadra che dobbiamo per forza di cose mettere all'interno delle formazioni più in forma del momento. Dall'altra parte, una Juventus che non è ancora pieno organico, pieno regime, perché ci sono dei giocatori che rientrano dagli infortuni, quelli che rientrano tardi dalle nazionali, quelli che sono ancora infortunati, però una Juve che inizia a essere abbastanza interessante, perché a destra potevi scegliere tra Cambiaso, Danilo, Savona, Kalulu, quindi tante opzioni. A sinistra Cambiaso, Cabal, che comunque non dovrebbe giocare al primo minuto. A centrocampo avevi la possibilità anche di giocare con Thuram, magari abbassare con Meiners. Inizia ad avere veramente lo stesso Fagioli, che non abbiamo nemmeno nominato, però vedete quante opzioni ha la Juve, e anche davanti c'era la possibilità di far giocare anche banalmente uno come Nico Gonzalez. Quindi la cosa veramente bella, o Cambiaso, perché Cambiaso poteva giocare anche alto, c'era anche questa possibilità con Savona dietro, ne abbiamo parlato in settimana. Forse è davanti che siamo un po' più limitati, proprio perché Vlahovic è l'unico attaccante fino a che non rientra Milik, almeno che non vogliamo vedere Nico Gonzalez come attaccante centrale nel 4-1-4-1, 4-2-3-1, chiamatelo come volete. Però io credo che la Juve abbia tante opzioni anche molto interessanti. Credo che ci saranno delle staffette, perché non credo che Kalulu abbia a disposizione 90 minuti, non credo che Weah al rientro all'infortunio abbia a disposizione 90 minuti, non credo che Douglas Luiz abbia a disposizione 90 minuti, perché se è stato escluso fino adesso dai titolari significa che a livello fisico c'è ancora qualcosina da sistemare, anche se ovviamente queste settimane di preparazione durante la pausa nazionale devono essere state efficaci per mettere un po' di benzina nelle gambe a determinati giocatori. Però vi ho già nominati tre così, e secondo me saranno tre cambi che vedremo, con giocatori pronti a subentrare come Savona, come Nico Gonzalez, come lo stesso Thuram, perché secondo me Thuram è un giocatore molto unico all'interno del sistema di gioco di Thiago Motta, e in queste partite abbiamo visto Locatelli un pochettino andare a prendere quella posizione con caratteristiche diverse, perché sono giocatori diversi anche proprio a livello strutturale, non solo tecnico. Però secondo me Thuram dovrà ricominciare a mettere dei minuti nelle gambe, a ritrovare la condizione, perché poi in Champions League me lo aspetto titolare al primo minuto, se sta bene, e dovrebbe essere un giocatore a tutti gli effetti schierabile già dal primo minuto, beh, mi aspetto che possa dire la sua dal primo minuto in Champions. Quindi sì, la Champions ce l'abbiamo in testa, per forza di cose, non dobbiamo essere ipocriti, a maggior ragione dopo un anno che non l'abbiamo giocata, però intanto godiamoci questa partita, questo pomeriggio, una partita che dovrebbe essere sulla carta abbastanza tosta, perché l'Empoli è partito molto bene, però io voglio dare grande fiducia alla Juve, quindi mi aspetto un bel pomeriggio per i tifosi juventini. Vedremo che cosa ne salterà fuori, fatemi sapere anche un po' le vostre considerazioni sulle formazioni, perché
Ci siamo stati tutta estate a dire la rosa corta, la rosa corta, la rosa corta. Sì, adesso abbiamo la possibilità di scegliere, di fare ma gioca questo, gioca quell'altro. Ma secondo me dovrebbe giocare questo, no? Ma questo qualche minuto. Quindi vuol dire che adesso siamo una squadra di calcio, a tutti gli effetti. Che abbiamo una rosa lunga, abbiamo una rosa secondo me anche qualitativamente elevata. Io sono fiducioso, in attesa di questo Empoli Juventus. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo in live su Twitch, ovviamente. Festeggeremo tutti insieme.